De Luca per me, Vincenzo, è responsabile in quanto è lui che ha piazzato suo figlio. E per questo riteniamo appunto che Vincenzo De Luca dovrebbe rassegnare le dimissioni immediatamente. Ma innanzitutto ci tengo da cittadino, non da parlamentare uscente, a ringraziarvi per il coraggio che avete avuto nel fare questa inchiesta. So quello che state subendo, anche certi comportamenti irriguardosi da parte di altri giornalisti, tra virgolette. Evidentemente è il loro senso di vergogna. Avete insegnato ad alcuni giornalisti il mestiere, come si fa il giornalismo. Io dico andate avanti, anche qualora doveste fare delle inchieste sul Movimento 5 Stelle, andate avanti, perché questo è un comportamento per me serio come giornalisti. Dico che ci sono delle vere e proprie stirpi di politici. Mi riferisco non soltanto ai De Luca, anche ai Pittella in Basilicata, ai Genovese in Sicilia, padre, figli, padre che diciamo, permette l'ingresso in politica dei figli. De Luca per me, Vincenzo, è responsabile in quanto è lui che ha piazzato suo figlio, ma qualcuno può veramente pensare che De Luca figlio trattasse senza diciamo avere il permesso paterno tematiche che riguardano la regione Campania dove il padre appunto è presidente. Lui invece che è un assessore al bilancio di Salerno e non è minimamente, diciamo, non si dovrebbe minimamente dedicare a questioni del genere. Per questo la questione, ancor prima che giudiziaria, è politica. E per questo riteniamo appunto che Vincenzo De Luca dovrebbe rassegnare le dimissioni immediatamente. Rispetto alla tematica di agente provocatore, questa è una proposta che il Movimento 5 Stelle ha avanzato. Noi riteniamo che per affrontare la corruzione, che è l'arma principale in mano alle cosche, senza la corruzione della politica le cosche non potrebbero ottenere questi appalti, non potrebbero fare degli affari, quindi accrescere il loro potere non soltanto economico ma di gestione territoriale in termini anche di gestione e creazione di pacchetti di voti, no? Perché questo è il sistema. Io con un appalto poi faccio lavorare 1.000 cristiani, magari li pago poco, ma che mi interessa, intanto gli do il lavoro e poi questi 1.000 cristiani, pur di non perdere il lavoro, voteranno quel politico che ti dico io chi votare, cioè questo è il meccanismo, giusto? Noi crediamo che ci sia la necessità, a mali estremi, estremi rimedi, questa è la logica politica del Movimento 5 Stelle, di inserire degli agenti di poliziotti e carabinieri dentro la pubblica amministrazione che dopo un po', dopo essersi guadagnati la fiducia del politico di turno, siano capaci di tirare fuori la mazzetta e di presentare al politico. Se il politico se la becca, scattano le manette. Io la penso così, altrimenti la corruzione non si sconfigge. Nel dibattito pubblico ho sentito pure ieri la Bindi dire che si parla poco di mafia. Mafia no, sono stato ad Arcore a parlare di mafia, sono stato ad Arcore a raccontare certe cose che nessuno di sinistra ha avuto il coraggio di raccontare in questi anni, sotto casa di Berlusconi a leggere un pezzo di sentenza. E in tutti i comizi che io faccio in Emilia Romagna, in Piemonte, io parlo sempre di infiltrazione, anche e soprattutto dell'andrangheta al nord, che utilizza appalti soprattutto legati alle costruzioni, alle grandi opere, eccetera, eccetera. Il clan di Grande Aracri dell'andrangheta si è infiltrato e gestisce potere a Reggio Emilia, cioè, quindi siamo assolutamente d'accordo. Infatti spero che la vostra inchiesta dia anche dell'altro materiale, in primis ai magistrati, ma poi anche alla politica per continuare una battaglia, per fare, cosa che non è stata fatta in questi anni, una battaglia seria anche contro l'infiltrazione della mafia al nord. Noi siamo una forza politica che deve fare le leggi, poi sì, al dal punto di vista della comunicazione diamo anche risalto a delle inchieste importanti perché, come dicevamo in precedenza, una cosa chiaramente è la verità giudiziaria che deve essere accertata dagli inquirenti, dai giudici, e questo è il mestiere loro, non è il mestiere mio, un'altra cosa è far capire comunque come funziona un sistema. Poi che vi siano o non vi siano reati vedremo, non lo dobbiamo, non spetta a noi dirlo, ma il sistema è ingiusto e funziona in questo modo. Regalare fritture di pesce in giro per comprarsi un voto, magari neppure è reato, io non lo so se sia reato, non lo so,
Fatto sta che è un sistema che evidentemente si gioca sul voto clientelare che ha spolpato il paese. E io, come parlamentare della Repubblica che combatto anche il voto di scambio e il voto clientelare, ho il dovere di aumentare la visione magari e la comunicazione rispetto ad inchieste che fate voi. Quindi sono d'accordo io con Di Pietro e Colombo, non è che se hanno detto questo io ci sto. La verità giudiziaria è un'altra cosa, ma non è processo mediatico, voi state semplicemente facendo il vostro mestiere.